Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come si fa la frolla, una frolla abbastanza semplice che io utilizzo per tutto, sia per le crostate, la pastiera, i biscotti, le crème tarte. È una frolla molto molto elastica e in cottura non si deforma. Questi sono gli ingredienti che servono, come vedete è abbastanza semplice. La cottura invece è a 180 gradi, a forno ventilato per 10-15 minuti a seconda del forno, quindi basta che raggiunge il colorito biondo. Questi sono i coppapasti che andremo ad utilizzare. L'ultimo nato è questa, è una bustina che viene dalla Svizzera che mi è stato regalato, e tutto il resto li trovate ovunque. E si avanzerà, penso proprio di sì, perché mezzo chilo di frolla andremo a fare le mascherine di carnevale, visto che in questo periodo cioè ci sarà la festa di San Valentino che carnevale. Queste sono le mascherine che trovate ovunque. Queste qui sono già con gli occhietti, e poi per chi non ha oppure non riesce a trovare, ho preso una farfalla e con le foglioline ad espulsione andrò a fare dopo gli occhietti e vi farò vedere. Adesso procediamo con l'impasto. Adesso iniziamo ad impastare. Prendiamo una boule, così non li sporchiamo tanto, e iniziamo con gli ingredienti. Io metto per prima la farina, quindi creando comunque una sorta di fontana all'interno della boule. Ecco qui, abbiamo messo la farina, creiamo il classico buchetto al centro che fa da fontana e iniziamo con lo zucchero che lo mettiamo al centro. Ecco qui, mettiamo lo zucchero, mettiamocelo tutto, altrimenti dopo non è dolce. Ecco qua, lo zucchero, poi ci mettiamo, vediamo un poco, la bustina di vanillina. La bustina di vanillina, il pizzico di sale, mettiamo tutte le polveri in un certo senso, e metà busta di pane angeli, il lievito per i dolci. Ecco qua, mischiamo un pochettino tutti gli ingredienti e dopo procediamo nell'andare a mettere, mettiamoci anche la scorza grattugiata di un limone, ecco così. Così profumo un attimino e adesso ci mettiamo le uova. Mettiamo la margarina. Iniziamo a sbattere, e questa è tutta la procedura. Bisogna sbattere per fare un panetto, dopodiché, quando inizia a rapprendersi un pochettino, lo mettiamo sul piano da lavoro e lì procediamo. E dopo lo lasciamo raffreddare per 30 minuti in frigo, in modo che fanno amicizia tra di loro tutti gli ingredienti. Questo è l'impasto. È semplice, semplice. Ecco, vedete come si rapprende la frolla. Guardate come sta venendo bene. E adesso, come ho detto prima, la mettiamo a riposo. Giustamente si è stancata un poco, visto che è stata scossa abbastanza. Ecco qui, ci siamo quasi. Eccola qui, bella bella, tutta pronta. Eccola qui. Adesso la copro e la metto per mezz'ora dentro al frigo. Ecco la frolla appena tolta dal frigorifero. Guardate quanto è bella. Adesso hanno fatto amicizia tra di loro e adesso penso che dovrà rispondere anche ai miei comandi. Ne prendiamo un pezzettino. Cerchiamo di farla, adesso la dobbiamo stendere per copparla.
Io per rendere tutti quanti uguali i biscotti ho preso delle stecche, delle piccole stecche, le trovate dai cinesi ovunque, queste sono di 4 mm, li mettete così la frolla verrà tutto quanto uguale, in modo i biscotti saranno dello stesso spessore, altrimenti si corre il rischio dove vengono più grossi e dove vengono più piccolini. Adesso procediamo per stendere la frolla. Ecco, con le stecche, vedete quanto viene bella, così siamo sicure che tutti i biscotti saranno della stessa misura. Eccola pronta. Ecco qua. Adesso ricoppiamo. Adesso iniziamo a coppare. Ecco qui. Così vi faccio vedere anche come si fanno quelli là abbracciati, cuori abbracciati, che ultimamente sono di gran moda. Ecco. Semplicissimi. Mettiamolo dentro. Ecco qui. Poi vi faccio vedere, ho preparato la teglia con il tappetino di silicone. Anziché metterla dentro perché i bordi vengono sempre i biscotti un pochettino curvi, io l'ho capovolta la teglia e messo il tappetino sopra. Così vengono tutti precisi e perfetti, senza che ci stanno le curvette. Ecco una parte dei biscotti che adesso andremo a cuocere. Per quanto riguarda i cuori abbracciati, ecco come andranno fatti. Uno va fatto normalmente e l'altro basta togliere un pezzettino che poi ci andrà questo dentro e non si vedrà. La bustina, guardate quanto è carino, ci ho messo i due cuoricini sopra e adesso andranno in forno e poi finalmente li potremo vedere decorati. Ed eccoli pronti per andare in forno. Ecco qui, adesso le inforniamo e dopo vi faccio vedere il risultato. Eccola una parte cotta. Come sapete ci vuole un po' di tempo. Vi faccio vedere le mascherine fatte con i coppapasta a forma di farfalle per chi non ha gli stampi delle farfalline. Vedete come sono venute graziose. Queste sono le formine normali. Sotto non ho torto gli occhi, altrimenti crade la crema e poi non si sarebbe vista dai punti. Ed ecco, guardate come sono venute carine le bustine che adesso andrò a farcire. Per quanto riguarda invece i cuori abbracciati, adesso vi faccio vedere come si uniscono. È semplicissimo. Dal buchetto che ho fatto, l'intaglio che ho fatto, adesso entro piano piano e li metto ed eccoli qua realizzati, abbracciati, e dopo saranno ancora più carini e quando li andremo a decorare. Ed ecco a voi il tutto. Fra un po' ve li faccio vedere confezionati con la crema. Penso di mettere la crema alla nocciola, potete mettere quelle che volete, sia la crema alla nocciola, la crema al pistacchio, la crema bianca, quelle che più vi garba, oppure una crema pasticcera. Se mettete però la crema pasticcera, fra un paio di giorni non saranno più fragranti perché diventeranno molli dall'umidità della crema pasticcera. E invece se mettete sia la crema spalmabile e tutte le tipi di creme spalmabile, questo non succede. Quindi chiusi in una latta si conservano per 7-10 giorni. Grazie e a tutte. Mi auguro che metterete tanti like, dopo ve li faccio vedere confezionati. Ed ecco i cuori farciti, guardate come sono venuti graziosi. Ecco quelli ad abbraccio, li potete decorare come volete voi, ne ho fatti più di un modello. Adesso con questo abbiamo finito per quanto riguarda i cuori. Adesso vi mostro soltanto le maschere di carnevale e poi abbiamo finito. Mi auguro che voi mettiate un bel like alla mia pagina. La mia pagina è questa, la vedete qui scritta. Mi hanno personalizzato anche il grembiule. Vi auguro buoni pasticci, come scrivo sempre io nella ricetta. Tanti like, like, like e basta. Un saluto a tutti, buonasera. Alla prossima.